L'urgenza di ricominciare, mettendo mano al futuro, senza delegare ad altri l'onere e l'onore di ricostruire dalle macerie che questa pandemia si è lasciata alle spalle, ci obbliga innanzitutto a distinguere l'essenziale dal superfluo. Ciò che è vitale, ciò di cui non possiamo fare a meno, sono le relazioni con i fratelli, con gli amici, con il creato, con Dio. Il superfluo è quel di più che appesantisce le vite individuali, familiari, lavorative e anche ecclesiali. È tempo di denunciare la pericolosità di questo superfluo, perché è un veleno complesso dove si mischiano parti di sottratto, ciò che manca a qualcun altro, parti di sottopagato, il lavoro non equamente retribuito, e parti di capitale che Dio stesso ha investito in anticipo, la terra, l'aria, il tempo, lo spazio.